Le droghe, cari amici, le droghe, la consulta, Giuliano Amato, io l'ho sentito ieri, Giuliano Amato che parlava della questione del referendum, ha detto che la consulta l'ha bocciato perché il referendum sembrava richiedere la legalizzazione di tutte le droghe, non solo della cannabis. Io in queste minutaglie non entro in queste minutaglie perché non l'ho letto il quesito referendario. Giuliano Amato, il professor Giuliano Amato lo ha letto, il professor. Io non l'ho letto, ma caro Giuliano Amato, nell'antichità il diritto romano si diceva de minimis non curat praetor, cioè il magistrato, la persona importante, non si cura delle frattaglie, delle minutaglie, capito Giuliano Amato? Che differenza c'è tra droghe leggere e droghe pesanti? Dov'è il problema? La malavita le vende tutte le droghe, no? No, Giuliano Amato, è vero Giuliano Amato che la malavita le vende tutte le droghe, sia quelle leggere che quelle pesanti? È vero o non è vero, Giuliano Amato? La malavita le vende tutte le droghe, sia quelle leggere che quelle pesanti. E allora, dicevano i gesuiti dicevano, quando non puoi conseguire il bene, cerca almeno di conseguire il male minore. Giuliano Amato, qual è il male minore, Giuliano Amato? È che tutte le droghe, sia leggere che pesanti, anziché essere vendute dalla malavita, siano vendute dallo Stato, in tabaccheria come le sigarette, con la fascetta del monopolio di Stato. Almeno i quattrini li prende i quattrini, li prende lo Stato. È il male minore, lo dicevano i gesuiti. È minore, tutte le droghe, anziché essere vendute dalla mala, ma che vengono vendute nelle tabaccherie, non farmacia, nelle tabaccherie come le sigarette. Ci sono pure gli alcolici, whisky, gin, rum, che con la fascetta del monopolio di Stato sono venduti nei supermarket. Un cittadino italiano qualsiasi può andare in un supermarket e comprarsi un ettolitro, 10, 20, 30, 40, 50 bottiglie di whisky. C'è la fascetta del monopolio di Stato, è meglio che i quattrini li prenda lo Stato piuttosto che la mala. Non ti pare, Giuliano Amato? Ma de minimis non curat praetor. È perché se andiamo avanti così, Giuliano Amato, la malavita ride. La malavita ringrazia i proibizionisti, perché la malavita non fa distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. La malavita le vende tutte le droghe. E allora, Giuliano Amato, ma che sia lo Stato a vendere le droghe, c'è la scelta del male minore, capito? Almeno i quattrini, invece di prenderli la malavita, li prende lo Stato. E poi, vendendo tutte le droghe in tabaccheria con la fascetta del monopolio di Stato, si libera la magistratura, l'arma dei carabinieri, la polizia di Stato, la guardia di finanza, da tutte queste processini, 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 così magistratura, guardia di finanza, arma dei carabinieri, polizia di Stato, dirigono tutte le loro energie contro l'evasione fiscale, capito Giuliano Amato? Contro l'evasione fiscale, che è tanto imponente, Giuliano Amato, caro, caro, io ti voglio bene Giuliano Amato, sai, lo vedi, io sono Serafino Massoni. Ho già compiuto i miei 280, 80, 82, 82 anni, opero sulla grande piattaforma mondiale YouTube e su YouTube ho circa 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 milioni di visualizzazioni. Giuliano Amato, questa è la mia ultima opera, capito Giuliano Amato? Un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich, vedi la stella di David e la croce uccinata. Giuliano Amato, facciamo in modo che la malavita non ringrazi. La malavita ringrazia in questa maniera, la malavita ringrazia, è tutta felice e contenta la malavita. Va bene Giuliano Amato, caro, 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 a te Giuliano Amato e a tutti voi, tanti cari saluti dal marinaio delle Antille.